Ragazzi, buongiorno, finalmente benvenuti in questo nuovo video. Lorenzo qua per voi. Mi raccomando, prima di tutto vi chiedo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, di lasciare un bel like a questo video, supportarmi, ma soprattutto di venirmi a trovare su Instagram. Vi spiego un attimino in breve il ristorante dove andrò a provare l'esperienza 2 stelle Michelin qua a Stoccolma. Il ristorante è Aloe, non ho assolutamente idea di come si pronunci. Sono super curioso di vedere come andrà l'esperienza, quindi non vedo l'ora di essere là davanti. Mi raccomando, se volete vedere altre esperienze del genere, supportate questo video con almeno 5.000 like. Mi sto avviando al ristorante. Ho notato che è un po' fuori in periferia. Infatti ho visto ora dalle mappe che non è proprio in centro città. 25 minuti da dove abbiamo l'hotel. In presenza traffico. Adesso 32. Ciao fratellino. Ciao fratellino. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ciao fratellino. Allora, noi siamo in Tesla. Abbiamo una Camaro, raga, quella dei Transformers. Vai Bumblebee, trasformazione. Spero non facciano nessun casino per quanto riguarda le riprese. Non so se lo sapete, ma nei ristoranti stellati, purtroppo, di cose, di solito fanno molte storie quando si entra con la telecamera per registrare video, eccetera. Ci odiano. Noi italiani in giro per il mondo non so perché ci odiano, perché faremo casino. È un traffico della Madonna a Stoccolma. Non mi immaginavo fosse così grossa come città. Comunque, già iniziano le prime difficoltà, perché il locale si chiama Living, non Aloe. Ci sono riuscito. Era il ragazzo fuori che mi aspettava, quindi colto veramente molto bene. Vediamo un attimino come si presenta al locale. Thank you. So much, thank you so much. Assaggiamo subito. Questo dovrebbe essere un succo di mela raccolta, raga, nel campo qua dietro. Un processo veramente molto complicato per far sì che il sapore si senta al meglio. Assurdamente buono. Impressionante come all'ingresso già sapevano il mio nome. Mi hanno riconosciuto. È appena arrivata una sferina di non so cosa. L'unica cosa che ho capito è che c'è un po' di paprika e del parmigiano grattugiato sopra. Ora l'assaggio e vi faccio sapere. Sferina fritta. Pane in teoria, vediamo. All'interno c'è una crema molto amara. Non capisco cosa sia effettivamente. Cosa interessante è che mi hanno lasciato un panno caldo per lavarmi le mani dopo ovviamente aver toccato le sferine col parmigiano. Ok, è arrivato il momento della cena. Pazzetto che mi hanno riservato davanti, avanti sul tavolone. Adesso si inizia a ragionare. Il posto è veramente molto molto bello. Thank you, sorry. Sto rompendo le scatole a tutti quanti con la mia telecamera. Cucina a vista, tavolone. I ragazzi sono l'unico a mangiare qua in prima fila, con la cucina a vista. Ho scelto il menù non alcolico. Qua servono due tipi di menù, quello alcolico e quello non alcolico. In questo caso, dato che guido Tesla, signor Tesla, non si preoccupi, guido la macchina in tutta sicurezza. Ho deciso di provare la birra non alcolica, mi porteranno un tipo di birra particolare. Vediamo l'esperienza come si evolve. Mi ricorda molto il siero di mela. Buona, leggera, ovviamente non alcolica, quindi top. Ci tengo a precisare una cosa. Il menù che ho scelto non ha varianti. Ti portano delle portate e ti fanno vivere l'esperienza massima. First time? Yeah, first time here. Good, good. Here is a salt cantaloupe sorbet. It's like a Spanish pate made of chili. So I suggest that you start with the broth and then you work yourself through the menu. Abbiamo qua qualcosa di molto fresco. Fogliolina fritta, super carina. Avocado. Consiglia di iniziare con questa bevanda che è molto calda. È un infuso di parmigiano particolare. Poi abbiamo un'ostrica e una tortina salata con dentro dei funghi. Molto molto buona. Si inizia con l'esperienza culinaria. Quindi beviamo la bevandina calda, partiamo subito con quello al centro fresco. Lo sapevo. No raga, assurdo. Una crema dolce, una pastella simile a nduja. Cioè assurdo. È gelato al melone. Ma va. Avocado, sashimi di branzino, uova di salmone. Mamma mia. Leggermente piccantino. Il sashimi si è sciolto in bocca. Addentiamo la nostra ostrica. Squisita. No, 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 paurosa. E nel mentre mandiamo qualche mail come un businessman. È una tartina salata all'interno dei funghi. Il sapore assomiglia tantissimo alla salsa smoky. Una tartina leggermente affumicata con i funghi. La cosa che mi piace di questo locale è che quasi tutto il personale è molto molto giovane. I lati negativi e positivi della telecamera ci sono, ma mi stanno coccolando e non li potete immaginare, solo grazie a questa piccola telecamera. Tanta roba. È arrivato un bicchiere congelato.
è un estratto di cetriolo con un piccolo tocco acidulo di limone. Comunque, se ancora non mi seguite su Instagram, fatelo. Vi lascio qua in descrizione il nick col quale mi potete trovare. Arriviamo a 60.000 follower per il giveaway assurdo. Ovviamente l'ho già quasi finito. Sferina di cocco con sopra del caviale. Mamma mia. Contrasto dolce e salato si scontrano veramente in una maniera eccellente. Then we salt cured it, white soy glaze, and we burn it. Una tortilla, poi abbiamo sopra un topping di peperoncino, peperoni e dei pezzettini di noce. Mamma mia, veramente super buono. Parlando un attimino con i ragazzi della sala, mi hanno detto che nel ristorante è noto che loro cucinino molti dei piatti un po' piccantini. Ecco perché il piccante in questo ristorante lo si trova in diversi piatti. Interessante, sono arrivate delle bacchettine iced tea vietnamita. Un sapore molto particolare, strano, non sa affatto di vaniglia. Non riesco a capire il gusto di questo tè. Porzione di ramen, assaggiamo. La mente in questo caso si sente molto, veramente assurdi. Il brodino è con un tocco di aceto, buono buono buono, ovviamente non si spreca nulla. È uscito orora il video di Yakidale che da Milano è arrivato a Roma col monopattino. Un tè con del miele, è molto delicato, pizzico di limone dentro e questo miele fa veramente contrasto. Buono. Perché mi hanno portato delle posate però? Mangiare delle piccole cose, assaporarle, gustarle, pensare a cosa c'è dentro, eccetera, descriverle, riempie. Non sembra ma riempie. Assaggiamo la salsina. Piccantina. La cosa che ho capito è che le esperienze stellate durano veramente tanto tempo. Ci sta. Sono spoilerato già la prossima porzione. And we just mixed it together with... Abbiamo una bevanda tipica indonesiana al mango. Si fa notare tantissimo il tocco spicy del ristorante. Mi piace, è quello che cercavo io. Molto buona. Sono appesi, non ho ben capito cosa siano. Raga, perdonatemi ma non ho capito assolutamente nulla. C'è la musica alta. Dei fiori di zucca con sotto delle cipolle caramellate. Un topping con dei fichi, con sotto dello yogurt e delle erbe varie. Guardate qua. Mamma mia raga, la carne di quello strano essere veramente mega mega tenera. Questo piatto veramente tanta tanta roba. Ho capito che uccello era. Il faraone. Mi è arrivato un siero. Questa è una bevanda tipica di qua. Una bevanda caramellata. Utilizzano per farla il caramello, la cannella. Proprio nel locale c'è tanto tanto rumore di sottofondo. Scusatemi se non riesco a descrivervi i piatti al top e a volte devo un attimo cercare di capire attraverso i sapori di che cosa si tratta. Questa volta un dolce. Abbiamo un biscotto con sopra della gelatina alla fragola. Sotto al biscotto non si vede, ma c'è del gelato. Biscottino caramellato. Il gelato è al caramello. Il gelato tra l'altro è sia al caramello che al caffè. Indescrivibile, veramente molto buono. Brioche con delle mandorle, della mela come topping e cremina che ha detto molto grassa, fresca, alla menta. Sembra veramente molto invitante. Mamma mia. No raga. Calda di mele con una cremina al caramello e delle mandorle. Assaggiamo la melina. Ok ragazzi, esperienza terminata. Sono veramente cotto, pieno, soddisfatto. E adesso si paga. No, scherzavo. È arrivato un altro piatto. L'uva congelata, un budino, poi un biscotto caramellato con all'interno un po' di cioccolato. E queste sono delle chips con delle spezzettine di vari tipi di erba. Guardate un po'. Budino alcolico, caramellato.
caramellato. Probabilmente avranno usato un tocco della bevanda che mi portano frequentemente alla mela. L'uva congelata. Wow, figata. Abbiamo una di queste patatine cioccolatose. Infine abbiamo questo tortino sbruciacchiato. Guardatelo dentro, sembra la stessa pasta che hanno usato per la tortina di prima di mele, brustolita un botto. All'interno c'è una cremina. Vi giuro, non l'avrei mai detto, ma sono pieno. Ebbene, finisce questa esperienza dove è iniziata. Mi hanno lasciato, come ricordo, il loro menù. Passiamo ora alla cosa più interessante. La cosa più interessante, le esperienze stellate, ragazzi, si pagano care. Purtroppo c'è tanto lavoro dietro in cucina, i piatti sono super elaborati e i prodotti di primissima qualità. Quanto ho speso oggi? Vediamo se qualcuno di voi, prima che lo dica, lo indovina qua sotto nei commenti. Ho speso la bellezza di 3.035 SEK, corone svedesi, che equivalgono a circa 290 euro. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo momento. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto attivate la campanella delle notifiche. Aspetto tutti quanti su Instagram per rimanere aggiornati 24 ore su quella che è la mia vita. È arrivato il momento di dirvi addio. Al prossimo video.